Mister, buon pomeriggio, anche se buon pomeriggio non è dopo questo 3-0. Ecco l'impressione che abbiamo avuto oggi, che al di là di tutto quello che lei può insegnare a questi calciatori durante la settimana, il problema sono gli esecutori di quello che poi è il suo credo, perché ecco c'è stata la differenza oggi, abbiamo visto. L'università per il primo tempo ha giocato, finita la partita 0-0, ha avuto qualche occasione, o meglio, un germoglio di occasione, poi alla fine ecco, non si è creata l'occasione pericolosa perché è passato il passaggio finale, ecco, la cattiveria di sottoporto, cose che invece il Foggia ha fatto vedere con in tre occasioni, le ha realizzate tutte e tre. Praticamente, e qualcun'altra pure poteva fare ancora male alla giornata. Se noi andiamo a analizzare la partita, ci sono varie fasi della partita. Il Foggia ha sfruttato la fase migliore e ha meritato quella vittoria, perché poi ci siamo aperti, ci siamo sbilanciati per cercare di riprendere quella partita, però senza dubbio questa squadra ha il problema del gol, perché è una squadra che prepara bene l'azione, arriviamo bene col palleggio e tutto quanto, poi negli ultimi metri ci vuole determinazione e qualità. Se non siamo convinti di quello che facciamo noi, difficilmente gli avversari ce lo concedono. Abbiamo fatto un buon primo tempo secondo me, poi il secondo tempo abbiamo perso una palla che non si doveva perdere, la squadra era aperta, però si poteva fare qualcosa in più sotto le preventive, ma il calcio è questo, quando pensi di avere una partita con tranquillità. Non mi ricordo azioni del primo tempo che abbiamo rischiato, noi abbiamo avuto delle situazioni che ti ripeto, sempre c'è sempre quel pizzico, ci manca sempre un qualche cosa per arrivare, però sotto l'aspetto del gioco sì, però se poi non concretizzi alla fine rimane il risultato è pesantissimo. Giovanni Donnarumma. Sì, mister, buonasera. Al di là del primo tempo che abbiamo analizzato, l'estate ha fatto un certo tipo di gioco, ha dato anche fastidio a Foggia, poteva anche segnare alcune cambiali, però nel secondo tempo al primo errore andiamo sotto, psicologicamente la squadra non si riprende, cioè subisce ancora di più senza andare a creare qualcosa di importante. No, abbiamo creato, perché il portiere ha fatto due o tre parate, e abbiamo creato, ma non c'è quella convinzione, non vedo la convinzione anche di quando tiriamo a un metro dal portiere, non vedo quella cattiveria, quella determinazione. Dobbiamo imparare in fretta, perché la classifica comincia a non piacermi, e quindi questa squadra ha delle qualità che deve mettere in atto, però certe partite vanno vinta anche con cattiveria e con rabbia. Questo è un campo difficile, è un campo che chi viene qui deve sapere che non può giocare di fioretta. Abbiamo perso una palla che non si deve perdere in nessuna parte del campo, soprattutto nella parte centrale, soprattutto quando la squadra è aperta per impostare un'azione offensiva. Purtroppo nel calcio capita, è stato un peccato perché per 60 minuti la squadra mi era piaciuta, anche se poi andiamo a vedere il Foggia, gliel'abbiamo messa sul piattino, perché poi sulle ripartenze hanno giocatori veloci, hanno giocatori che hanno calcio, che hanno attacco alla profondità, quindi ne dovevamo approfittare, perché magari stavamo sotto un aspetto psicologico, venivano da un'eliminazione di Coppa e dovevamo essere un pochettino più spietati. Lo so, è una partita che analizzarla, se tanto sicuramente andrò a vedere i numeri, così porteranno possesso palla, ti importa più noi, tutto quello più noi, però il risultato è 3-0. Daniela, buonasera. Buonasera. Ecco, appunto, lei dichiara sempre che il risultato è occasionale ma la prestazione no, ma quando il risultato è prolungato di un negativo come si fa? 4 partite, un solo punto, un solo gol per una media di 0,25. È una media non brutta, di più, evidentemente ancora non sono entrato nella loro testa, evidentemente c'è qualcosa da correggere, evidentemente bisogna rimettere tutto in discussione, per primo io, quindi anche i miei principi, le mie idee, devo capire con loro qual è il problema, perché io non posso pensare che una squadra al primo errore va sotto e non riesce a riprendere una partita, perché nel calcio capita, quando tu per tutto il primo tempo sei padrone del campo, dove giochi come vuoi te, poi ti manca l'ultimo passaggio, poi ti ripeto, alla prima azione c'è questa fragilità, bisogna un attimo, l'allenatore adesso sa quello che deve fare, deve rimischiare tutti, siamo tutti in discussione e da domenica non ci sono più né se né ma, che se incontreremo una squadra che ho già fatto 6 gol, quindi andiamo a incontrare una squadra che deve vincere il campionato e che però
noi dobbiamo guardare il nostro cammino e quindi dobbiamo preparare la partita al meglio. Natale Giusto. Buonasera mister, è una USA che non segue ormai da 311 minuti considerando le ultime tre partite. Le rifaccio la stessa domanda che le ho fatto qualche settimana fa. Lei crede che il materiale umano che lei ha a disposizione in questo momento sia, diciamo, congeniale a quelli che sono i principi di gioco che lei vuole attuare? Perché a questo punto c'è stata un'altra settimana di lavoro da parte sua, in cui ha potuto conoscere ancora meglio i giocatori, come lei ha detto anche ieri, però ecco, le risultanze del terreno di gioco purtroppo dicono che la USA ha sempre questo problema che si porta dall'inizio dell'anno in attacco, che è una squadra che segna pochissimo, il terzo peggior attacco del campionato. Io però penso una cosa, che se andiamo a vedere i numeri, oggi abbiamo calciato in porta, abbiamo tirato, siamo arrivati dentro l'area, abbiamo costruito, abbiamo creato. Purtroppo è quello che è inutile che stiamo parlando, il risultato condiziona tutto quello che io posso dire. Per me i giocatori ci sono, per me gli attaccanti ci sono, che sono validi. Nella mia piccola carriera io ho avuto giocatori meno forti di quelli che sto allenando a Castellammare, però segnavano. Quindi c'è qualche cosa che devo essere bravo io a tirarli fuori. Perché è inutile che noi parliamo di schemi, noi parliamo di principi, se poi non c'è la determinazione, se non c'è il credo, non c'è la cattiveria. Perché per fare gol, ragazzi, ci sono gli avversari, ci sono i difensori e c'è anche un portiere che para. Non so il vostro portiere, ma oggi penso abbia fatto 2-3 parate di livello. Tutto lì. E quando fai 2-3 parate di livello e 2-3 azioni, sbagli l'ultimo appoggio o sbagli, devi tirare invece la dai. Sono tutte cose che è difficile commentare. Un 3-0 non si commenta, un 3-0 si impara. E si deve in fretta capire qual è il nostro percorso. Mister, è bastato perdere un giocatore veramente importante come Vignanelli, bravo, che è venuto fuori. Quanto è scarsa questa squadra? Lei no, dice scarsa che no, squadra, scarsa, però lei dice no. Questa squadra con i giocatori scarsa. Io dico che questa squadra contro metà del Foggia, perché attenzione, si è giocato contro Foggia che in settimana ha fatto una partita molto più importante di quella di oggi, tutte sono importanti, e giocava con metà squadra. Questa squadra non è scarsa secondo lei? No, per me non è scarsa la squadra della Juventus. Per me è una squadra che per me può fare un ottimo campionato, può ancora inserirsi nei playoff, è a margine di miglioramenti perché è una squadra molto giovane, però è normale che dobbiamo tirare fuori gli attributi. Poi non penso che le riserve del Foggia siano così scarsi come lei pensa, che hanno messo in campo le terze linee. Lei però se dice che ha messo 4 giocatori del Foggia vuol dire che il Foggia ha giocato con mezza squadra, quindi mezza squadra per lei è una squadra scarsa. Ma non c'entra niente, sono sempre giocatori che hanno un curriculum importante. Non stiamo a guardare, si gioca in 11, le grandi squadre hanno delle cose importanti, anzi, perché pensa se faceva giocare quelli che avevano giocato mercoledì stavano meglio, l'allenatore dall'altra parte non è stupido, si è fatto giocare perché gli dà una garanzia. Poi tutto sommato, io ti ripeto, per me la mia squadra non è scarsa, è una squadra che secondo me può ancora raggiungere quell'obiettivo che sono i playoff. Ci dobbiamo ricompattare, dobbiamo essere uniti e dobbiamo credere soprattutto che si gioca da squadra e non si gioca di singolo. È normale che da oggi in poi non ci sono più né se né ma, perché già da domenica, voi il calendario lo sapete meglio di me, ci abbiamo Calanzaro, ci abbiamo Pescara, abbiamo incontrato il Crotone, abbiamo incontrato il Foggia, che per me è una signora squadra, perché se arriva in finale di Coppa Italia è una signora squadra. Poi possiamo dire quello che vogliamo, questa squadra quando ha rifatto un mercato importante a dicembre, insomma la squadra l'hanno rafforzata. Noi dobbiamo fare il nostro percorso. Non sono scarsi i miei giocatori perché sono convinto che non sono scarsi. Io ho allenato i giocatori scarsi. Però c'è una cosa che bisogna capire in fretta. Ci vuole determinazione. Perché se non abbiamo la determinazione e non siamo convinti di quello che facciamo, possiamo pure giocare con i giocatori più forti al mondo. Non si vincono le partite. Perché la determinazione è la prima cosa che un giocatore deve imparare in fretta. Perché io posso essere anche più scarso di un'altra squadra, ma devo essere determinato. Se sono determinato, il risultato lo porto a casa. Portare a casa il risultato significa non prendere 3 gol. Buonasera mister, Peppino Baldassare, Foggia Sport 24, ci rivediamo dopo Fondi in pratica. Dopo Terni, 1-1 con la Ternana in B. Sì, è vero, 1-1 con la Ternana in B. Sì. Allora, scendendo le scale, questa domanda l'ho fatta a Di Bari mi ha detto ci siamo disuniti dopo il gol. È vero che avete fatto un primo tempo perfetto, è
tutto vero quello che ha detto, siete entrati in area, avete tirato, possesso palla, però io le chiedo di analizzare soltanto il primo quarto d'ora del secondo, perché lì sembra, sullo 0-0, non quando il Foggia segna, sembrava che il Foggia fosse in 11 contro 9, non lo so perché, è cominciato male il secondo tempo che poi è stata la chiave di volta di tutta la gara. Noi abbiamo perso due quinti importanti e mi sono messo subito con due punte esterne per cercare di andare ad attaccare i vostri quinti per non farli scendere. Purtroppo su una palla aperta, che è la squadra aperta, non c'è stata la chiusura preventiva di alcuni giocatori, tutto lì. Poi è vero, ci siamo disuniti perché quando una squadra prende un gol su un campo del genere non ha quella reazione che dovrebbe avere, non abbiamo la facilità di andare a rete e quindi a livello psicologico ti vengono tante cose in mente. Posto, grazie.